Ho visto la manina che c'è stata, la manina cosa, basta, ribaltata, qua mezza ribaltata e un'altra cosa. Poi i vigili ci hanno fatto andare via. Sono venuti però calcola che erano un'ora e mezza, forse 2 ore dopo. Lo conoscevo, siamo andati insieme perché siamo dello stesso quartiere, questo qua. Destino ha voluto che Don Asceva, purtroppo poi terminava la sua vita. La manina che c'è stata, la manina cosa, basta, ribaltata, qua mezza ribaltata e un'altra cosa. Poi i vigili ci hanno fatto andare via. Sono venuti però calcola che erano un'ora e mezza, forse 2 ore dopo. Abbiamo scoperto ieri sera, stavamo tutti giocando a play, in videochiamate, non sai com'è, i social adesso. Daniel chi? Daniel, abbiamo scoperto poi chi era, ha detto non ci volevamo credere all'inizio che era lui, poi ce ne siamo fatti una ragione. Io ho letto la notizia e poi ho subito sentito amici in comune, speravo aver letto male, invece no. Siamo andati insieme perché siamo dello stesso quartiere, questo qua. Destino ha voluto che Don Asceva, purtroppo poi terminava la sua vita e era questo il quartiere suo, quindi non è che è nato qua, noi abbiamo cresciuto, poi lui si è spostato, ha iniziato la carriera calcistica. Io da amico 2017 sono stato con lui a Torino, sono andato a trovare 2 volte, mentre lui giocava al Torino proprio e si era dovuto trasferire là, lui è ancora minorenne. Poi nel 2019 sono andato a trovare a Firenze, che già hanno preso la Fiorentina. Poi se non sbaglio dopo andava a giocare alla Spal e poi dopo è ritornato un'altra volta alla Lazio dei giovanili. Avevo sentito mia zia che mi ha detto che addirittura riusciva a giocare in prima squadra il prossimo anno. Infatti dopo la morte ho visto il post di mia zia stamattina in cui diceva stai per iniziare a giocare in prima squadra, è un peccato davvero. Il suo mondo è un paradosso, il Era il calcio. calcio, sì, tutta la vita sua era il calcio e la bella vita con gli amici. Mi piaceva divertirsi, è un ragazzo proprio che non c'aveva problemi del genere, proprio si divertiva al massimo, non mai avuto un problema. Era un ragazzo serio, un pieno dei valori e quando pensavi a lui pensavi a un gran futuro, quindi non è stata una notizia inaspettata, per dire la verità.